Allora, buongiorno, è un grande piacere avere con noi Mario Tronti oggi, discutere questo libro che raccoglie, è un'antologia di scritti, quindi fa un percorso ampio e complessivo. Mi sono preso talmente tanti appunti che implicherebbero un tempo immane, quindi forse non dico niente, oppure lo dico alla fine, non so qualcosa, perché, e do subito la parola pregando di stare entro tempi, diciamo, abbastanza stretti, perché effettivamente alle 6:30 sarebbe bene chiudere, e lasciamo anche a Mario la possibilità di interloquire, di intervenire. Do subito la parola a Calise per incominciare a discutere. Diciamo che, poiché sono le 4:35, abbiamo 2 ore, effettivamente interventi di un quarto d'ora sarebbero la misura, credo, giusta. Prego. Un attimino che ci sistemiamo con gli accrocchi qua. Allora, ma il libro è un atto doveroso a un Tronti meno conosciuto, nel senso che Mario per un lungo periodo della sua vita, prima della fase che potremmo definire spiritualista, che poi ha segnato questi ultimi 15 anni, spiritualista nel senso dello spirito libero, che l'ultimo suo volume. Mario ha studiato la politica e quindi questo libro doverosamente raccoglie gli scritti principali di quella stagione, e io lo ricordo soprattutto per quelli fortunatamente più giovani, che fu una vera rottura epistemologica e anche politica, perché rappresentò una cesura molto netta col Tronti che era diventato il Tronti più famoso e che in qualche modo si potrebbe anche dire malgré sua. Qualche volta, ricordo, Mario ha detto: qualunque cosa possa io scrivere resterò quello di Operai Capitale. È andata un po' così, ed è un peccato, è un peccato, con tutto il rispetto per quel libro che segnò un'importantissima stagione del paese, e non solo del paese, con tanti sviluppi, in parte imprevedibili, ma non di meno si rivelò poi storicamente una stagione finita, chiusa. Ci sono stati e ci sono molti epigoni che ancora inseguono quelle tracce, ma lo sviluppo dei sistemi politici e anche dei sistemi sociali si è andato sempre più dislocando su quel fronte che Mario aveva individuato, il fronte dell'autonomia del politico. La rottura fu importantissima, e quelli di noi che avevano l'età di molti presenti qui stasera lo ricordano, perché oggi si potrebbe dire sdoganò tutti noi dalle gabbie del materialismo dialettico, da cui già i Grundrisse di Mario, cioè i Grundrisse secondo Tronti, ci avevano liberato, ma anche da quelle del marxismo e del materialismo storico. Ci disse: si può guardare altrove. Ora tutto questo può sembrare ovvio, però per quell'ortodossia marxista all'epoca egemone sulla cultura italiana, e per quell'ala
della cultura di sinistra che si riteneva avanguardia in quanto trontiana, quella svolta fu importantissima. L'autonomia del politico fu una vera e propria doccia fredda e al tempo stesso un segnale di liberazione culturale, teorica, politica. Ora non tocca a me ripercorrere, ci sono Mario e altri intorno al tavolo, le tappe di quel discorso. Io però vorrei proporne molto rapidamente una lettura critica ed autocritica. Mario lo sa, già in passato c'è stata occasione di ragionare insieme su questo. Da ultimo, nella celebrazione degli 80 anni di Mario Tronti, fatta con grande folla di partecipazione popolare, perché c'era veramente la partecipazione popolare, neanche tanti anni fa, alla Garbatella, dove c'erano una serie di paludatissimi personaggi, Cacciari, Assorrosa, D'Alema, illustrissimi, dei quali il pubblico popolare, non solo popolare presente, disse che non si era capito quasi niente. Questa almeno fu anche la versione di Mari, e che almeno per Cacciari non sorprende. Non era ancora il Cacciari dei talk show, era Cacciari, diciamo, alto. E io, a me mi toccò recitare una poesia, Mario le chiamava così, questi interventi brevi, un po' rapsodici, che però ricostruivano la nostra biografia comune, anche, come si dice, come l'avevo vissuta io. Trontiano, ero trontiano, sono rimasto, facendo poi un altro mestiere, cioè occupandomi di politica come scienziato politico. Però sicuramente devo a Mario quella torsione politica e politologica della mia vita, che poi nel bene e nel male ho continuato a coltivare. In quella sede però io feci un ragionamento che era un po', come dire, della serie: il movimento operaio non l'ha capita quella svolta, e per tante ragioni. Tronti è ritornato in auge di recente, un auge paludata, ma per un certo periodo era ed era rimasto l'eretico, che insomma si può tollerare, perfino ogni tanto applaudire, però esterno al mainstream del movimento operaio. Il movimento operaio non l'ha capì, eppure i tempi potevano essere già maturi. Veleggiavamo ancora lentissimi alla ricerca di una terza via, che sarebbe arrivata in realtà una decina d'anni dopo. Ma insomma, il segnale repentino schmittiano, non lo dico a caso perché nasce lì, in parte importante, negli studi della grande tradizione della Verfassungslehre, questa svolta, nasce, potremmo dire, tra Schmitt e Cromwell. Infatti, il primo libro importante, al di là del breve manifesto folgorante edito da Feltrinelli, fu appunto Stato e Rivoluzione in Inghilterra, bellissimo libro di storia e di teoria politica. Il movimento operaio non lo capì, però poi la mia domanda allora, e naturalmente una domanda che con Mario, come sempre succede, quando le domande diventano un po' troppo dirette, Mario ti guarda con gli occhi miti e feroci della serie. Ne riparliamo un'altra volta. Però anche Mario a un certo punto smise di crederci, o perlomeno si rese conto che, come dire, quel dispositivo teorico, perché
era un'epoca in cui ne eravamo ancora convinti che la grande teoria potesse cambiare la storia. E lo leggemmo così quel manifesto dell'autonomia del politico. E sappiamo che non è andata così. Mario a un certo punto, non diciamo che cambiò rotta, però quella strada non l'ha più coltivata con la convinzione che all'inizio sembrava esserci. E però, ecco, qui c'è un tema un po' nuovo che io così vorrei affacciare, che mi è venuto in mente proprio rileggendo questi brani alla luce degli ultimi accadimenti politici. E neanche alla luce di un ragionamento fatto proprio qui all'Istituto nell'ultima occasione, no? Neanche tanti mesi fa, quando mi ricordo che Mario operò una sorta, come dire, di riscoperta di Lenin. Io poi, perdonatemi i dettagli autobiografici, naturalmente per me sono importanti, ma credo anche per Mario. Io ho avuto la fortuna di crescere in condominio, diciamo così, fra Mario Tronti e Rita Di Leo. Il braccio armato sovietico. E Rita, un po' sognona, disse: beh, adesso stai a vedere che pure Mario ha riscoperto Lenin, perché magari Mario aveva sottolineato soprattutto un altro côté di quella rivoluzione che un tempo si sarebbe chiamata proletaria. Però ora non è la bega di famiglia che ci interessa, quando e come, chi, prima, dove, eccetera. Certo, Rita su Lenin ha scritto tanto, ed era una sorta di divisione del lavoro anche in famiglia, perché funzionava così. Però a me interessa questo ritorno a Lenin, perché io sto sempre più riflettendo su un fatto. Nel disperato tentativo di trovare una chiave al disastro che ci è piovuto in testa, poi è chiaro, le chiavi si trovano sempre dopo, soprattutto i politologi sono bravissimi a cercare di spiegare dopo perché tutto è andato a ramengo, diciamo così. Però la chiave che vorrei proporre stasera alla riflessione vostra, mia e di Mario, è un po' questa. Tutto il cammino dell'autonomia del politico, così come è stato inteso in maniera molto tranchant da Mario all'epoca e poi lentamente sussunto dalla tradizione del movimento operaio nei suoi schemi, era: vabbè, possiamo provare a entrare nello Stato, anzi perfino a governarlo. Cioè fu una sorta di dichiarazione di pace nei confronti dello Stato borghese, che fino a un poco di tempo prima si abbatteva, ma non si cambiava. E quindi fu l'accettazione di una tregua, anzi di un compromesso, che poi si sarebbe addirittura chiamato storico, fra il movimento operaio e lo Stato. E tutta l'elaborazione successiva, e in fondo anche quello che si leggeva dentro quelle endiadi, quel vero e proprio chiasmo, Stato e rivoluzione in Inghilterra, era un ragionamento sullo Stato. Quale Stato? Quale macchina di potenza, quale macchina di potere? E in fondo è stato così che l'ha letto il movimento operaio nei passaggi successivi. Le tappe lente, faticose, di avvicinamento al politico del movimento operaio sono state fondamentalmente tappe di avvicinamento allo Stato. Beh, io ho fatto la stessa cosa dal punto di vista, diciamo così, della riflessione teorica, prevalentemente, non solo. Però ho, insieme a tanti altri, riflettuto prevalentemente sulle trasformazioni dello Stato e della sua macchina di comando, questo rafforzamento del potere esecutivo.
e come tutto questo potesse essere, diciamo così, sussunto anche nella visione e nel ruolo storico del movimento operaio. Ed è stata questa anche l'operazione, per esempio, è capitato di scriverlo almeno a me tante volte, ma è una storia corrente, l'operazione di D'Alema. Io ricordo sempre quel fatidico 1° luglio del 94, quando D'Alema vinse inaspettatamente il congresso, scusate, lo scontro con Veltroni. Io credo che si chiamasse ancora Comitato Centrale, ma ha cambiato tante volte nome, che, insomma, e prese in mano il partito. E la leggenda metropolitana è che, non è mai stata smentita, io l'ho scritta e tanti altri, eccetera. Tornando a Botteghe Oscure insieme a Claudio Velardi nell'auto, Claudio disse: rivolteremo il partito come un calzino. E lui rispose: non sposteremo una poltrona. E iniziò là quel lavoro sulla bicamerale, sulle riforme istituzionali, che in fondo si andava a innestare su un processo di trasformazione dell'esecutivo, in atto in Occidente, che per la prima volta in Italia trovava un suo importante inveramento. Quindi l'autonomia del politico fu interpretata, potremmo dire molto schmittianamente, come la ricerca di una sovranità statale più forte, più decisionista. Le tappe di questo processo le conosciamo, anche come si sono sviluppate, le alterne vicende, l'impatto, eccetera. E invece che cosa è accaduto? Molto leninianamente parlando, è accaduto che il bandolo del cambiamento nel paese, guardate la famosa e famigerata ironia della storia, il bandolo del cambiamento nel paese, e non è solo una vicenda italiana, ma è anche e soprattutto una vicenda italiana, non l'ho avuto lo Stato, ma il partito. Il partito. L'Italia nel panorama occidentale, detentrice di un primato importante, potremmo dire soprattutto ancora più importante per quelli come noi che discendono dai rami leninisti. E il primato è che l'Italia vanta, nel bene e nel male, il tasso più alto di innovazione e di invenzione della macchina di partito. Prima con Berlusconi, geniale inventore di un nuovo modello di partito, il partito personale. Poi con Grillo, che quel meccanismo di partito personale riposiziona dalla comunicazione televisiva alla comunicazione di internet, con tutto ciò che significa in termini di gestione dell'organizzazione del partito. Sappiamo quanto la linea di controllo di quel partito sia e resti ancora nelle mani di una piccola società milanese. Un'invenzione geniale, semplicemente geniale, ma di stampo nettamente e chiaramente organizzativo. E prendete questi ultimi arrivati, nel senso che sembravano liquidati dalla storia, invece sono risorti i leghisti, che sono riusciti, loro sì, a portarsi dietro un partito tradizionale, strutturato e radicato nel territorio, grazie a una leadership carismatica che Max Weber ci perdoni, ma insomma ci capiamo in che senso, gestita da uno straordinario, tutti mi dicono il migliore, ma insomma, consulente 2.0,
che ha fatto letteralmente esplodere la popolarità di Salvini su Facebook e su Twitter, ha cambiato il messaggio strategico, ha tolto il Nord, ha messo il sovranismo, e sono passati in 5 anni dal 4% al 17%, secondo i sondaggi al 25%. Ecco la leva dell'organizzazione, ecco la forza dell'organizzazione di partito ancora oggi, ancora oggi. Invece il movimento operaio, che cosa ha fatto? Le stesse cose che faceva un secolo fa. Si è dilaniato nelle sue lotte interne, un capitolo in cui nessuno potrebbe mai aspirare a superarci. Appena si è affacciato un leader, lo hanno accannato, e il leader stesso ha speso il suo notevole capitale politico che si era, ponta sua, conquistato, non per cambiare il partito, ma per cambiare in modo rocambolesco e macchinoso le istituzioni di governo. Ed è imploso. Quindi, concludendo, l'autonomia del politico sul campo, almeno di questo paese, e non solo, perché questa vicenda italiana ha tanti echi nelle democrazie e anche nelle non democrazie o quasi democrazie contemporanee, da Macron a Putin, per intenderci. L'autonomia del politico è stata soprattutto autonomia del partito, non autonomia dello Stato. E in questa parabola, in questo ritorno del partito e della sua autonomia, noi, gli eredi di Lenin, abbiamo fatto cilecca. Ora, certo, di tutto ciò mi guardo bene dal dare la colpa al Mario, ma, come dire, è un'intuizione dove probabilmente, avrebbe detto Scotellaro, ci siamo distratti al bivio. Grazie. Ah, sì, sì. Ci mancano le sedie. Perfetto. O recuperiamo più sedie o più andiamo a bene, grazie Mauro Carisi. Avrei la tentazione di dire qualcosina perché mi ha sollecitato, penso, un flash forse. Cioè mi viene da pensare che mentre è aperto. Che mentre cercavano, ammesso che sia stato così, di ricostruire la decisione del potere decisionistico dello Stato, cedevano gli strumenti cardine, uno degli strumenti cardine della sovranità, in particolar modo della sovranità democratica, che è quella monetaria. Il che fa un po' pensare, cioè una strana vicenda, no? Ossessione del decisionismo di governo e poi però poi tutto ciò che ti serve per decidere veramente, per governare in autonomia per davvero, lo molli. Che è strano. Poi mi chiedo se queste ragioni materiali, sì, organizzative, però se non ci fossero state le ragioni materiali, cioè disoccupazione e lavoro povero, legate agli interessi sociali, forse non più rappresentati, non so se l'organizzazione bastava. Comunque, forse si è puntato sulle riforme costituzionali come compensazione della perdita di leve della politica economica e sociale. Se non puoi fare niente perché c'è il pilota automatico, racconti che la colpa è delle istituzioni, no? Questa è una vecchia discussione anche con Luciano Violante, mi è capitato di farla più volte.
è una fissa proprio, però forse se si fosse ragionato sulle ragioni vere per cui, sulle cause vere per cui non potevi fare niente, magari qualcosa poi si sarebbe riusciti a fare. Bene, la parola a Miguel Mellino, quarto d'ora, così poi dopo possiamo... Sì. Allora, io vado veloce. Io in realtà ringrazio, diciamo, i curatori, gli organizzatori, anche Mario, di avermi invitato a parlare di questo libro. Non voleva essere una cosa formale, però non ho tempo di spiegare il motivo. Io avevo pensato di cominciare le cose che volevo dire facendo vedere 5 minuti di un film che fu molto famoso negli anni 60 e che rimase un po' nella memoria non solo dei cinefili, ma anche, diciamo, di un certo tipo di militanza politica anche, che si chiama Loin du Vietnam, lontano dal Vietnam. Lo volevo, diciamo così, volevo introdurre la mia piccola discussione sul testo di Mario, perché, diciamo, il senso del mio intervento è più o meno, io volevo uscire un po' dal dibattito in cui penso che Mario non ne possa più anche di sentirsi sempre costretto nello stesso schema, no? Tronti contro negri, il PC contro i movimenti, lo Stato, il non Stato, ecco, anche perché non avrei realmente le competenze di altre persone per poter parlare di queste cose. Quindi io la cosa che mi sono posto è come si può leggere l'opera di Mario in un contesto non italiano, nel senso che io sono argentino, ho vissuto i primi 22 anni della mia vita in Argentina, ho avuto la mia formazione politica lì e sono rimasto un po' legato, diciamo, a un modo di pensare la realtà che partisse un po' dall'altra parte della linea dell'equatore, no? Non tanto focalizzata sull'Europa, questo chiaramente senza dare giudizi di valore sull'Europa o su cose di questo genere. Quindi la mia idea era un po' questa, no? Cercare di capire cosa dice, come si può pensare con Mario Tronti dall'altra parte dell'equatore oggi, soprattutto in che senso? Nel senso che oggi penso che noi dobbiamo, qualunque tipo di riflessione oggi deve essere globale, non può riguardare semplicemente, non può essere autoreferenziale semplicemente il nostro, il nostro contesto immediato. Chiaramente quello è chiaramente il contesto immediato quello che poi ci consente di elaborare un punto di vista sulle cose, no? Quindi non so quanto possa essere utile quello che ho cercato di fare, però la mia idea era un po' questa, cercare di capire cosa dice tutto questo a chi viene fuori dall'Italia, anche perché ormai l'opera di Mario è stata tradotta in diverse lingue, in spagnolo, in inglese, e un po' anche appartiene un po', è un'opera globale, appartiene un po' al mondo, no? Bisogna vedere che se ne fanno gli altri anche dei suoi testi, così come è successo con Gramsci. Questo non per dire qualunque cosa che venga fatta va bene, no? E che non bisogna avere un rigore filologico nei confronti di queste cose. Va bene, non mi perdo più. Volevo far vedere questi 5 minuti, che sono i primi 5 minuti del film. Allora, io perché ho scelto questo? Perché una delle cose, ma non lo dico in modo, diciamo così, polemico, ecco, però una delle cose che si può dire è che la riflessione di Mario si svolge molto lontano dal Vietnam, non tanto dal Vietnam in senso così geografico, culturale, ma lontano da quello che ha significato Vietnam, Algeria, e ci metto anche Cuba, allora, per la lotta rivoluzionaria nel terzo mondo, no? È quello che ha significato anche per il marxismo di tutti, diciamo così, dei paesi non europei, cercare di rileggere quello che stava avvenendo a partire da un marxismo che mostrava in qualche modo, doveva essere tradotto, riadattato a quei contesti, perché questo è quasi banale dirlo, no? Quando Marx parla della società industriale, parla della società industriale europea, non parla della società industriale in generale, anche se forse lui pensava che anzi in realtà all'inizio lo pensava, perché quando dice l'Inghilterra è lo specchio di quello che saranno tutti i paesi, pensava quel processo poi si fosse esteso a tutti i paesi in modo, diciamo così, omogeneo. Ecco, questo è stato un po' contraddetto da come sono andate le cose, ma forse non è mai stato così.
nel senso che, come molti marxisti poi hanno anche la tradizione europea, hanno capito, la logica di espansione del sistema capitalistico non è omogenea, ha una sua eterogeneità. In qualche modo il capitalismo si è espanso producendo differenze, non omologando, no? Gli inglesi non potevano creare, molto banalmente, in India un Inghilterra bis, questo sarebbe stato impossibile. Se ho tempo cercherò di dire perché dico questo un po' alla fine dell'intervento, no? Soprattutto perché una delle cose che un po' mi aveva colpito del percorso di Mario, che finalmente ho avuto la possibilità di leggere tutto insieme, questo volevo ringraziare anche i curatori per il lavoro che è stato fatto, no? Perché anch'io ero uno di quelli che, per me, Mario era Operaio e Capitale, e poi le altre cose mi comparivano come schegge, ecco, non potendo poi mi era difficile il lavoro di mettere insieme le cose. Questo testo in qualche modo risolve questo problema, ci consente di pensare tante cose, no? Continuità, discontinuità, e ci consente di affrontarlo anche da tanti punti di vista. Ma quello che volevo dire è che una delle cose, qui salto alla fine ma poi magari ricomincio, ma senza prendere molto tempo, una delle cose che più mi colpisce di tutta la riflessione, diciamo così, di Mario, ed era uno dei problemi che le volevo porre, anche se la risposta più o meno me l'attendo, ecco, però una cosa che mi colpisce molto è la mancanza di attenzione, non di attenzione, così suona brutto, la mancanza, diciamo, l'assenza di quello che in un contesto di marxismo non europeo è stato definito un po' l'ultimo Marx, no? Come l'hanno definito Enrique Dussel, insomma alcuni marxisti latinoamericani o anche di altri paesi. L'ultimo Marx, quello che apre alla questione contadina, apre alla Russia, ma qui rientra anche Lenin poi dopo, no? Che segue un po' il percorso di quel Marx. Soprattutto nella fase di ripensamento, no? Di che cosa poi non era, come dire, non aveva funzionato in un certo modo di porre la questione della lotta di classe e della rivoluzione in qualche modo in Europa o anche in Italia. Anche perché a me, lo dico soprattutto perché quello che insegna questo tipo, questo ultimo Marx, no? Che ammette in qualche modo la possibilità di uno sviluppo multilineare, no? Storico multilineare, che non fosse incentrato su una filosofia della storia, su una filosofia, io posso dire, europea della storia, ma fosse qualcos'altro, ci può dire molto anche su quello che abbiamo oggi sotto gli occhi, no? Perché ci consente anche di ripensare molte delle categorie anche marxiane, ma la stessa lotta di classe, no? Nel senso che nei paesi non europei, e qui per esempio è interessante anche tutto il lavoro sull'autonomia del politico che fa Mario, perché secondo me si può leggere fuori dalle, o meglio me lo chiedo, si può leggere fuori dal dibattito italiano tutto quello che ha messo in moto a partire dall'autonomia del politico e anche poi con i frammenti, con la riflessione sulla teologia politica. Secondo me, visto dall'altra parte dell'Ecuador, ci sono delle cose con cui si può pensare insieme quello che abbiamo oggi davanti, nel senso che, per esempio, una delle cose che ci consente di pensare questo ultimo Marx e una parte del marxismo, diciamo così, non europeo, è il fatto all'eterogeneità, no? Costitutiva del modo di produzione capitalistico, come in contesti, diciamo, non segnati dall'industrializzazione come nei paesi di capitalismo avanzato, quella situazione non si riproducesse mai nella sua, diciamo così, totalità, e quindi ci costringe anche a ripensare il concetto di classe oggi nei contesti europei caratterizzati anche dalle migrazioni, dalle fratture di genere. Ecco, a me pare che qui ci sia un qualcosa da prendere da questo secondo marxismo, che invece è, come dire, da questo, o meglio, questo marxismo non europeo, anche dall'ultimo Marx, se vogliamo parlare di Marx, no? Perché una delle mie impressioni, pur avendo un fascino particolare per Operai e Capitale,
vedevo sempre, come dire, una esaltazione del Marx più problematico per i paesi non europei, no? Quello, diciamo, che vede il capitalismo come una forma, come dire, compiuta, dove il lavoro salariato è la forma, è praticamente la forma capitalistica, di sfruttamento capitalistico e lotta di classe più avanzata di per sé, quando poi in realtà questa è stata solo una parte dello sviluppo globale del capitalismo ed è stata solo anche una contingenza, come poi ha dimostrato l'esaurimento di un certo tipo di fordismo, lo chiamo così per chiamare, per dare un nome di comodo. Ora, la cosa che mi sembrava interessante erano due, pongo direttamente le cose perché se no non farò in tempo di fare niente. Ecco, un'altra delle cose che mi colpiva dell'assenza, no? Nell'assenza, il fatto che non ci sono tanti riferimenti, è, pur Mario riflettendo molto sull'idea di totalità, c'è un nome che, come dire, non compare mai, che è Sartre, e che in qualche modo ha dei legami forti, soprattutto con un autore che è più implicito che esplicito in questi testi, che è Lukács, e un altro come Benjamin, in qualche modo, che è più esplicito, e appartengono tutti un po' a quello che è stato definito da alcuni autori, diciamo soprattutto americani, come modernismo rivoluzionario, no? Anche Sartre viene messo dentro. Poi l'ultima cosa, una cosa che visto sempre pensando, come dire, facendo un po' tesoro dall'idea dell'esistenza di una geopolitica della conoscenza, no? Come hanno, del sapere, come l'hanno posto alcuni studiosi degli studi decoloniali o postcoloniali, adesso senza dare giudizi di valore su queste cose, una delle cose che io mi sento di dire è che, vedendo l'opera di Mario nel suo complesso, la seconda parte, il cosiddetto tardo, quello che piace meno poi a volte a quelli che sono più legati operai e capitale, io penso che la seconda parte, invece, tutta la sua riflessione sulla teologia politica, in particolare il passaggio attraverso Benjamin, apra veramente un dialogo possibile con uno sviluppo, in qualche modo, con uno sviluppo pensato dall'altra parte dell'Europa, no? Penso per esempio al lavoro di Ernesto Laclau, di cui magari Davide Tarizzo conosce sicuramente meglio di me. Io, per quello che ho visto, a partire dall'autonomia del politico, dallo stesso pensiero su Schmitt, è come che percorrono due vie parallele ma senza mai incontrarsi, no? Perché poi Laclau un po' cede a un qualcosa a cui Mario non vuole cedere, no? Che è il mutamento, diciamo così, la possibilità di un mutamento rivoluzionario. Ma anche, per esempio, io per questo dicevo che secondo me il dibattito sull'autonomia del politico, visto da fuori dall'Italia, messo in un contesto più globale, secondo me può guadagnare qualche cosa, nel senso che io penso che quel tentativo vada visto, oltre che chiaramente in riferimento al contesto italiano, questo è inevitabile, ne abbiamo parlato fino adesso, però per esempio in buona parte del marxismo europeo e non europeo si stava cercando una via di quel tipo, penso per esempio al lavoro di Althusser, anche se lì, anche qui, no? È come che si percorrono due vie che però non si incontrano mai. Poi penso anche al lavoro di Poulantzas, ecco, in un certo senso, penso anche a quello che fu tutto il movimento della New Left, una costellazione molto variegata e sicuramente non ricca dal punto di vista teorico come magari la stessa tradizione italiana. Quindi questo era un po' quello che mi sentivo di dire, ma soprattutto il nesso, per quanto mi riguarda e per il modo di vedere le cose, sta nella rivalutazione di Benjamin, cioè di Benjamin inteso come qualcuno che deposita nel passato la possibilità della redenzione degli oppressi. Questo è un qualcosa che interpella molto in contesti segnati da quello che per esempio gli studiosi decoloniali hanno chiamato la ferita coloniale, no? Il fatto che c'è in qualche modo un passato che ritorna sempre e che è quello, per esempio, anche la critica alla storia come progresso, no? Per la maggior parte dei popoli non europei la modernità si è presentata con solo, Mario mette in luce, no, il fatto che la modernità
aveva un doppio volto, no? Liberazione, emancipazione oppure assoggettamento totale. Ecco, io aggiungerei un terzo, per una parte della terza, diciamo così, per tre quarti, per una buona parte della popolazione mondiale, la modernità, l'incontro, l'impatto con la modernità capitalistica occidentale ha significato terrore, violenza, segregazione, morte, e gli effetti di tutto quello ci sono ancora oggi. Quindi anche qui la critica, come dire, che fa Benjamin all'idea del progresso. Penso anche a quanto l'opera di Fanon sia in legame con Benjamin, il fatto che il dannato di Fanon abbia molto dell'angelo benjaminiano, e che autore più apocalittico e messianico di Fanon, che pensa tutte queste cose, non certo a partire da Benjamin, ma che secondo me è abbastanza vicino dai paesi del terzo mondo. Quindi concludo con, diciamo così, l'altra domanda che volevo, diciamo, porre in modo un po' brutale, ci vorrevo arrivare piano piano, ma non c'è tempo, è il fatto se, diciamo, avendo letto il testo ho valorizzato moltissimo per esempio il testo su Marx e Schmitt e anche il frammento teologico-politico di Benjamin. La domanda però è un po' questa, no? Allora, tu vedi quello che tu chiami il tramonto della politica, no? La vittoria, il trionfo del mercato, della società capitalistica, dell'homo democraticus, la pacificazione totale. Tu lo vedi come il trionfo dell'Occidente o la conquista dell'Occidente? Cioè, lo vedi come il trionfo o come la sconfitta dell'idea, diciamo così, di Occidente, dietro? Perché a me la cosa che mi pare è che forse, come dire, c'è un po' una sorta di, dietro tutto lo schema, di filosofia europea della storia, no? In cui, diciamo, tu affidi il processo di civilizzazione, come dire, di civilizzazione della barbarie del capitale, solo a qualcosa di interno, in qualche modo, diciamo così, all'Europa, che era in qualche modo l'operaio industriale classico. Ecco. Non so se è stata chiara la domanda. Ok, va bene, grazie. Grazie. Diciamo sì, capitalismo e modernizzazione, la rivoluzione è pure interna alla vicenda della modernità. Il re è ciò che è fuori. Insomma, Gramsci riprende delle cose di Labriola, in cui sul colonialismo si capisce che è condannato, ma è uno stadio che prepara. È una vicenda complicata, diciamo, in effetti. Bene, Davide Tarizzo. Aspetta un attimo, che bevo. Che è stato evocato, sì, populisticamente. A me mi succede abbastanza spesso. Buonasera a tutti. Dunque, la tentazione sarebbe forte di lasciar perdere quello che avevo preparato e parlare col professor Calise, perché il passaggio che stiamo vivendo è talmente, per un verso drammatico e per l'altro importante, e che appunto la tentazione è quella di entrare dentro l'argomento immediatamente. Quindi mi vorrei soltanto limitare a dire, con la schiettezza che mi caratterizza, forse chi non mi conosce non lo sa, però io amo il parlare franco, quindi nella totale naturalmente rispetto delle opinioni altrui. 5 anni fa, nell'aprile del 2013, nella sala di fianco presentavamo il libro di Alberto Bagnai, Il tramonto dell'euro. Ormai tutti oggi, più o meno tutti, sanno chi è Alberto Bagnai. E in quella sede, in un intervento che è ancora consultabile su YouTube, scusate la buffet narcisistica, io avevo predetto la fine del PD. Per le ragioni che accennava prima Nello. Perché non c'era un'analisi di carattere approfondito, realistico e sincero dell'attuale configurazione degli attuali assetti economico-monetari dell'Unione Europea.
La stessa cosa l'avevo detta un anno prima, più o meno un anno prima, tu, c'eri anche tu, nella sede del PD a Bersani. E il PD in questo momento, o la sinistra italiana, non è destinata semplicemente al 18%, è destinata a mio avviso al 10%, all'8% in futuro, così come la Lega probabilmente è destinata a salire al 30%. Ora, una volta, io quello che voglio dire è questo: esiste senz'altro la politologia, esiste l'autonomia del politico, ma l'autonomia del politico non nega l'esistenza di processi socio-economici che si accompagnano a questa autonomia. Lo studio di questi processi, uno studio serio che non si limiti semplicemente alla lettura degli articoli di Massimo Giannini sulla Repubblica e che vada a fonti autorevoli nello studio dell'economia, consentirebbe molto rapidamente, a mio avviso, di avere una lettura un pochettino più realistica di quello che è l'attuale fase storica. Ma questo io continuo a ripeterlo in tutti i consessi in cui mi ritrovo, perché cerco di stimolare persone più autorevoli di me, che hanno voce in capitolo nel dibattito pubblico, a intervenire, se possibile, in una maniera che sia il più possibile costruttiva e realistica. E quindi, scusatemi questa piccola parentesi, però lo sento quasi come un dovere dire queste cose. Allora, io sono molto onorato di essere oggi qui vicino, seduto di fianco a Mario Tronti, perché considero Mario Tronti un grande maestro del pensiero italiano, non soltanto italiano. È ovviamente molto difficile in 10 minuti anche dire qualcosa di più o meno sensato, ci vorrebbero ore, e quindi proverò semplicemente a toccare qualche punto facendo una premessa, cioè ringraziando i curatori di questo volume, che tra l'altro io volevo sapere chi è Michele. Ecco Michele, dopo ci conosciamo. I curatori di questo volume, che è veramente un volume importante a mio avviso, per tante ragioni. La prima, a parte i testi di Mario ovviamente, che già conoscevamo, è importante per l'introduzione. L'introduzione è meravigliosa, è scritta bene, è scritta in maniera chiara, è approfondita e al tempo stesso sintetica, e dà secondo me una lettura introduttiva del pensiero di Mario molto efficace. In secondo luogo, per l'apparato di note che avete aggiunto ai testi, sia per l'apparato di note bibliografico, che a mio avviso è importante, ma anche per queste particolari noticine che sono aggiunte qua e là, che testimoniano di dialoghi avvenuti poco prima, credo, a ridosso, quando stavate preparando questo materiale, in cui Mario commenta praticamente in forma testimoniale questo o quel passaggio del suo pensiero, del momento storico, di quel certo momento storico. Tutte queste note secondo me sono molto preziose, oltre che appassionanti, diciamo, rendono il volume vivo. Quindi un particolare ringraziamento ai curatori del volume. Il volume si intitola Il demone della politica, e in effetti, se io dovessi un giorno, non lo so se lo farò mai, comunque, se dovessi un giorno scrivere un intervento su Mario, in epigrafe a questo intervento metterei due versi del Faust. Uno è un verso arcinoto: Ich bin der Geist, der stets verneint. Io sono lo spirito. Sappiamo quanto la parola Geist, spirito, abbia acquisito via via sempre più importanza per Mario. Io sono lo spirito che dice fermamente o continuamente di no. Questa è una specie di epigrafe che, come dire, segna il punto di fuga di quelli o alcuni, in maniera polemica, ma adesso poi cerco di arrivarci obliquamente, tendono un po' a stigmatizzare come un pensiero negativo che si è andato sempre più accentuando nella parabola del pensiero di Mario. Secondo me le cose sono un po' più complicate. Il secondo verso che avrei messo, che metterei in questo eventuale articoletto, è un altro verso sempre del Faust: Ich bin ein Teil des Teils, der Anfangs alles war. Io sono una parte della parte che all'inizio era tutto. Questi sono versi che nel Faust sono messi in bocca da Goethe a Mefistofele. E per me Mario è una figura mefistofelica, è una figura dalla quale per la quale io provo anche, naturalmente in senso affettuoso, una certa diffidenza. Nel senso che
Non è una figura facile, è una figura, secondo me, il cui pensiero contiene degli spigoli che vanno colti nella loro ruvidezza. E cercherò di soffermarmi soltanto su un paio di cose, su un paio di aspetti del suo percorso. Il percorso più o meno lo conosciamo tutti e io non mi soffermo tanto sulla parentesi più nota forse che è quella nota come autonomia del politico, ma sull'inizio e sulla fine, appunto. A partire dal concetto chiave, a mio avviso, che comunque accompagna costantemente, ma su registri diversi, il suo pensiero, il punto di vista. Il punto di vista all'inizio è, lo sappiamo tutti, quello della classe operaia, come soggetto del processo storico e come soggetto anche di conoscenza. Di qui le cose che penso conosciate tutti, la vicinanza al pensiero di Gaetano Della Volpe, l'introduzione di alcune partizioni concettuali che poi rimangono, come dire, caratteristiche di un certo approccio al pensiero operaista, parte tutto, dentro, contro, interna contraddizione del capitale, l'idea di una scienza operaia, una scienza operaia capace di rivalutare il momento soggettivo del processo storico, attraverso uno sguardo parziale, quello della classe, che però assurge o assume una validità generale. Questo gioco è secondo me quello che affascinava in tutti e due i suoi aspetti, sia l'introduzione e l'insistenza su questo elemento soggettivo, sia l'idea della parzialità che assurge a totalità, sono due elementi che accomunano, secondo me stringono dentro uno stesso orizzonte il pensiero di Laclau, appunto, ma non soltanto quello della ragione populista, anzi direi non tanto quello della ragione populista, ma quello degli anni Ottanta, quello di egemonia e strategia socialista. È un tema che a me particolarmente sollecita, nel senso che 8 anni che io sto cercando di scrivere un libro sul concetto di popolo, in cui il punto vero è appunto questo, il punto è se è possibile introdurre una prospettiva, reintrodurre il momento soggettivo dentro una lettura della storia. Ora, il raggio nella parabola che io percorro nemmeno brevemente ma all'istante, il raggio del punto di vista si restringe sempre di più nell'esperienza politica innanzitutto di Mario, fino a concentrarsi in un punto. Il cerchio, quello che un tempo era un cerchio, diventa un punto, cioè quello che era un noi si restringe fino a diventare un io anche solo, solitario. È una specie di parabola quella che sto descrivendo, in cui tra l'altro il discorso, si pone il problema del registro del discorso. Se all'inizio per Mario si tratta di cercare di ricodificare le scienze sociali o un certo tipo di scienza sociale in nome di una scienza operaia, quindi diciamo il significante guida è quello di scienza, qui si disegna una parabola in cui si passa dalla scienza alla filosofia alla teologia, dentro un orizzonte in cui, che appunto è mefistofelico, è diabolico, è demoniaco, in cui non si tratta di arrivare a una rivelazione, ma si tratta di giungere a una pura negazione. Quello che voglio dire è che Tronti, con sempre più vigore, come mi sembra che anche questa antologia testimoni, si fa portavoce di un no. Di un no, diciamo al mondo in cui noi ci troviamo o alla società in cui ci troviamo. In nome di che cosa? In nome di un'umanità diversa. Le ambizioni teoriche di Mario sono molto alte. Come
secondo me non soltanto è giusto, ma è necessario che sia. Per esempio, proprio in un difetto di riflessione antropologica, di carattere antropologico, che va rinvenuto una delle ragioni della sconfitta del movimento operaio nel Novecento. Qui voglio citare, perché sono passaggi che forse possono anche passare un po' inosservati, ma sono passaggi importanti anche perché testimoniano poi di un... Scrive Mario: il limite della rivoluzione di questo secolo è di aver assunto quella concezione ottimistica dell'uomo, in questo passivamente ereditando un'antropologia settecentesca e ottocentesca. Di qui il paradosso: si è preso l'uomo di Rousseau e il Leviatano di Hobbes, mentre forse, e in parentesi è ribadito questo forse con un punto esclamativo, andava preso l'uomo di Hobbes e la democrazia di Rousseau. Il fallimento della rivoluzione non è soltanto dato dal peso quantitativo della storia, ma anche dalla qualità della natura umana. Sono affermazioni che io trovo particolarmente verticali. Ora, che cosa c'è che non va? Quanto tempo ancora? 2 minuti? 4 minuti? Lo dicevo prima, si restringe sempre di più il raggio del punto di vista, non c'è più popolo, ci sono passaggi anche di grande sincerità in cui Mario racconta di provenire da un popolo, ma un popolo che ormai è andato scomparendo, popolo, classe. E per questo, in questo mondo, in questa società in cui tende a svanire questo noi, tende a svanire anche il momento del politico. Di qui l'acutizzarsi di un problema che si trascina per tutto il Novecento e che ci concerne ancora tutti, e che Mario sottolinea con grande energia. È l'impossibilità, questa è una citazione, l'impossibilità del pensiero politico a farsi storia. Qui, se non mi ricordo male, però qui cito a memoria, c'è un'aggiunta, ci ho riflettuto molto. Nel testo da cui è tratta questa citazione. Poco dopo, il Novecento tutto ha nichilisticamente decostruito qualsiasi forma di filosofia della prassi. Ora, questo è secondo me un po' l'assillo di tutta la traiettoria di pensiero di Mario, è un po' l'assillo di tutto il pensiero post-operaista, d'altra parte. Cioè, come riaccendere la possibilità di un pensiero che si fa storia. È la domanda che molto banalmente assilla il pensiero filosofico, teorico, politico contemporaneo e al tempo stesso ne invalida gran parte della produzione, nel senso che questo pensiero politico contemporaneo non è in grado, non è capace di farsi storia, non riesce a farsi storia. Ora, qual è il registro della ricerca, il registro annunciativo in cui cercare di dipanare questo problema? Mario, come vi dicevo prima, ha più volte indicato la strada di una riflessione antropologica, capace di alzare lentamente il velo su l'umanità, una diversa forma di concettualizzazione dell'uomo. Ora, qui io colgo però una piccola differenza, ma abissale, tra la prospettiva di Mario e la prospettiva, per esempio, di Paolo Virno, che pure si è mosso su questa stessa traiettoria di pensiero, o ha cercato di muoversi su questa traiettoria di pensiero. Perché, a differenza di Virno, Tronti è, a mio avviso, anche assillato da un dubbio che traspare nella sua scrittura, un dubbio che, a mio avviso, è più che motivato, che potrebbe anche non esistere alcuno sfondo antropologico occulto, alcuna verità inespressa sulla natura umana capace di condurci al di là della volgarità di oggi. In realtà proprio il mondo di oggi potrebbe essere l'apocalissi in un certo senso, cioè la rivoluzione infausta e frammentaria di alcuni aspetti insanabili della natura umana. E questo dubbio mi sembra che in un certo senso freni
o abbia frenato Tronti dall'esplorare più metodicamente, come per esempio ha fatto Virno, questa strada dell'antropologia, che poi è sostanzialmente l'antropologia filosofica. Virno poi ha ritirato fuori Galen, eccetera, eccetera. Di qui l'accento che io trovo diabolico di queste riflessioni a tonalità teologica, in cui emerge sempre di più un no cristiano rivolto al mondo, un no ascetico, che però diventa anche traccia di una disperazione che gli è stata anche più volte imputata dal fronte opposto del post-operaismo, perché sembra rigettare logico una radicalità tale da impedire di aprire qualsiasi breccia, qualsiasi fessura nella realtà odierna che ci possa consentire di trascorrere altrove. Così la ricerca stessa si prosciuga in un certo senso nella promessa di qualcosa che non si sa se si può promettere. A mio avviso questo è, diciamo, uno sfondo possibile di lettura di ciò che ci lascia, di ciò che ci ha lasciato fino adesso, o perlomeno di ciò che per me è importante del pensiero di Mario, cioè una costellazione di problemi. Ne ho accennati alcuni: filosofia della prassi, nel libro vengono riportati testi in cui Mario discute il concetto di democrazia, l'idea di un nuovo progetto antropologico politico. Tutto questo però accompagnato da un gesto più radicale e anche più intimo, a mio avviso, ma mi fermo qui. Bene, grazie Davide. Anch'io, diciamo, visto che c'è un po' di tempo, qualcosa ti dico e mi associo però ai complimenti per la curatela del volume e per l'introduzione, che effettivamente è un modello di efficacia, diciamo così, così come per queste conversazioni che, come se lo, come dire, non mettessero in movimento costantemente questi testi, che sono anche testi risalenti, diciamo così. Bene, dico poche cose partendo da un'idea che mi sono fatto, cioè che fondamentalmente Mario Tronti sia alla ricerca, sia sempre stato alla ricerca, soprattutto da una certa fase in poi, di un catecon marxista, diciamo così. E sulla base di un'idea che ci sia un tempo della società, la storia lunga, e un tempo della politica che è quello della soggettività volontà, lo dice lui, e che rappresenta l'eccedenza, diciamo così. Naturalmente uno potrebbe dire, beh, ma se la politica è questo, allora la politica è energia produttiva. Sono due modi possibili di interpretare Hobbes e Leviatano, o anche la lettura che Schmitt dà, mi è capitato di recente di ritornarci molto, di Hobbes, no? Le varie interpretazioni schmittiane di Hobbes. Parrebbe, Carlo Galli per esempio sostiene che il primo Schmitt, quello di teologia politica, interpreti Hobbes come energia, come decisionismo pure, energia produttiva, la decisione è produttività, energia appunto. E invece poi il Schmitt successivo, certamente dal 50, è alla ricerca del catecon, e Hobbes è il catecon. Io penso invece che energia e catecon stiano insieme, da sempre, in modo ovviamente ambivalente, perché è un problema. Cioè che paradossalmente nella modernità ci sia, o la modernità funzioni sulla base di un freno, catecon è il freno, no? Vabbè, San Paolo, la lettera ai Tessalonicesi, un freno dinamico, cioè un paradosso, un freno dentro l'accelerazione. E io ho l'impressione che pure Mario Tronti viva dentro di sé e nel suo pensiero questa duplicità, questo paradosso, che poi è il rapporto con la modernità, il rapporto ambivalente con la modernità, o è il rapporto con la modernità ambivalente. Cioè, da una parte c'è la modernizzazione, il capitale, l'analisi del capitale come fattore di accelerazione.
e di modernizzazione. Dall'altra, questa costante, da un certo punto in poi prevalente direi, declinazione catecontica del politico. Naturalmente all'insegna del marxismo le due cose non stanno poi così facilmente insieme, cioè mi chiedo se non sei stato quasi costretto a fuoriuscirne, o in che misura ancora puoi dirti marxista, diciamo così, cercando un catecol marxista. A me personalmente piace molto l'idea del catecol, diciamo, ma perché è un'altra lettura, cioè non penso, ritengo Marx un grande classico, utilizzo per capire le cose anche di oggi, ma non me ne frega niente di definirvi marxista, capito? E invece faccio fatica a pensare che uno possa ragionare in un orizzonte marxista, essendo un teologo politico, mi verrebbe da dire, fino in fondo, o comunque cercando un catecol, ecco. Diciamo... Del resto questo si vede anche, è stato il suo grande sforzo, infatti qui sta l'originalità, quindi ti faccio un grande riconoscimento. Cioè, diciamo così, il marxismo è un'eresia interna al moderno, ne condivide il doppio lato, però è molto prevalente quello dell'accelerazione, tant'è che ha dato esiti vulgate, se volete, ma comunque deterministici e spontaneistici, no? Poi a un certo punto, nell'autonomia del politico, a me è capitato di rileggere di recente, tra l'altro per un convegno schmittiano a Budapest, in cui però si parlava di rivoluzione, e quindi io dovevo parlare dello Schmitt italiano, della lettura italiana di Schmitt, diciamo. Nell'autonomia del politico a un certo punto tiri fuori questa cosa, devo dire che io fino in fondo, cioè che secondo me è un po' ambigua, della retratezza del politico. E io leggendoti, rileggendoti, mi sono chiesto anche ora, ma è un bene o un male? Perché non si capisce bene se per te era oggi, forse è proprio un bene. Allora quando lo scrivevi era un bene o un male? Perché si capisce, quando da un lato dici, no ma il capitalismo modernizza, invece questi democristiani frenano, e alla fin fine, e però in questo trovano una loro modo per tenere in piedi una relativa autonomia del politico, dello Stato, e anche per evitare accelerazioni eccessive, diciamo così, no? Che è vero in effetti. E quasi quasi sembra, non dico una fascinazione, ma insomma un dire, però non è male forse anche noi imparassimo, ci mettessimo in questo cuneo, diciamo così. Forse ho capito, non so se ho capito bene, se ho colto un punto, ma il punto però ci dice di un'originaria ambivalenza dell'autonomia del politico. Perché da un lato sembra che uno, come dire, che si tratti di adeguare il politico arretrato alla modernizzazione del capitale, dall'altro invece no, proprio quel ritardo è la sua forza del politico e dello Stato, anche diciamo così. E poi è vero che tendenzialmente il partito prende il posto dello Stato, o comunque diciamo questa idea del partito, insomma diciamo così, bisogna andare al governo, e come ci si va? Ci si va con un veicolo, che alla fine è un partito. Diciamo così. Ma a me non è tanto questo che interessa, è questo doppio livello, se il ritardo, la sfasatura tra livello del politico e livello che comunque in una prospettiva marxista è centrale, è quella della modernizzazione capitalistica, sia una risorsa o no, e in che modo, in che modo può intervenire da freno interno all'accelerazione per assicurare una liberazione iscritta nel marxismo. Diciamo, era la grande produttività, ma anche la grande ambiguità di quell'intuizione, diciamo così. Però questa te la lancio a te la palla, perché se tu c'hai il copyright di quella declinazione almeno dell'autonomia del politico, c'è soprattutto nella fase, diciamo, negli ultimi decenni, nell'ultima fase, una progressiva presa di coscienza e insistenza della impossibilità di un'immanenza totale, anzi proprio di, diciamo, di un no, di un ripudio dell'idea di un'immanenza totale, in nome appunto di nome di una, anche di un lavoro antropologico, di un'antropologia negativa, anche qui comunismo più antropologia negativa, non è facile, perché per non parlare poi delle varianti post-operaiste, appunto mi pare che l'antropologia positiva sia a gogò lì proprio, no?
non è tutta antropologia positiva, è tutta l'idea che si liberano le forze, c'è la bella spontaneità, e io sono d'accordo con te, un pensiero, Lenin diciamo che ce l'aveva pure l'antropologia negativa, mi pare. C'è le forme più alte del politico a dispetto del marxismo, del politico marxista o leninista, bolscevico, a dispetto di una certa schema marxista, ci sono proprio nella misura in cui eredità, autori diversi legati al realismo politico, all'antropologia negativa, entrano lì dentro, vengono assunti consapevolmente e qualche volta persino forse quasi inconsapevolmente, diciamo intuitivamente, nella prassi politica, diciamo così. Insomma, la teologia politica ha anche il senso di ciò che manca, che è l'espressione di Habermas, l'ultimo Habermas che riscopre la religione. Quindi può essere sia l'ordine verticale, anche questa è un'altra ambivalenza. Da un lato è una verticalità, anche Mario Tronti intendo, e quindi è un'istituzione. Dall'altra è un'eccedenza dal basso ed è un senso di insufficienza dell'umano. E quindi è una prospettiva più appunto etico-antropologica, diciamo così, più esistenziale, più testimoniale. Mi chiedo, tu svaluti proprio la democrazia uguale borghesia, un po' tranchato, un po', come posso dire, un pochino ingiustamente, secondo me, con un briciolo di ingiustizia. Ma per un motivo, non perché voglio fare la difesa della libera democrazia, figuriamoci. Poi per me la democrazia è solo la democrazia con stato sociale di diritto, nel senso non me ne frega niente di tutto il resto, quindi o c'è quella con i diritti sociali, quindi o è lo stato keynesiano o non è. La nostra Costituzione o prevede uno stato keynesiano o è ineffettiva, è disattivata. Basta prendere l'articolo 3. Però nella promessa democratica, diciamo così, che è una promessa di autogoverno iscritta nella modernità, beh, c'è qualcosa che poi in fondo modo è traslato, passa pure nella tradizione socialista, comunista, c'è l'idea dell'autogoverno, c'è l'idea di una qualche liberazione, c'è una scommessa su una presa di parola, su una possibilità non assoluta, non totale, da calare realisticamente, ma insomma dell'auto, del potersi governare a certe condizioni, e sempre con la politica e con le istituzioni ovviamente, e col diritto. Non c'è, appunto, non sei troppo ingeneroso con questa promessa democratica, che è intesa non come la forma, le cavolate sulla democrazia procedurale, ma come in fondo idea di una forma politica della soggettività, di uno spazio politico delle soggettività, a partire da quelle individuali, che poi ovviamente non possono che legarsi in una qualche forma collettiva, e il problema oggi è che questo legame, questa connessione hegeliana è problematica, ecco, diciamo così. Però se è quella cosa lì, cioè in senso, io lo intendo così, in senso più filosofico, in fondo democrazia per certi aspetti come compimento della modernità, e faccio fatica a metterla tutta via da una parte dicendo vabbè, questi sono quelli borghesi procedurali, comunque è pure l'espressione di un dominio di classe, e poi dall'altra parte c'è appunto il comunismo, perché poi in fondo le battaglie dei comunisti, il successo di Lenin è avvenuto nell'Europa occidentale, i migliori successi li ha avuti nell'Europa occidentale nel secondo dopoguerra, grazie appunto a quel compromesso imposto fra capitalismo e democrazia, imposto perché c'era un nemico. Non siamo così sicuri che fosse proprio una schifezza, al netto del fatto che poi c'è il problema di farlo nel mondo, ma questo c'è comunque, non è che col neoliberismo invece c'è il mondo e c'è la giustizia globale, l'opposto. Forse adesso è la vecchia questione, con la socialdemocrazia i marxisti ci hanno sempre avuto problemi, quindi, però se ci si guarda dentro magari c'è un pezzo di qualcosa che ha a che fare con l'idea di emancipazione. Del resto la via, perché c'è la via democratica al socialismo, la via, o che poi è stata anche una via nazionale, sottolineo 3 volte, 10, perché forse quel terreno democratico non era solo tattica. Tu pensi fosse solo tattica? La via democratica, la via... No, io penso che fosse la comprensione che era un terreno anche comune fra
emancipazione sociale e, diciamo, diritti politici, partecipazione, diritti di partecipazione politica, inclusione sociale che è anche inclusione politica. Vabbè, dico, ho preso già troppo tempo, dico pochissimo altro, un punto in cui c'è dissenso, ma tu dici perché c'è populismo? Perché non c'è più popolo. Ma non è una posizione nostalgica di un popolo che, capisco, posso dire che mi ricordo, comunque sicuramente mi ricordo mio zio che lavorava all'acciaieria Terni e che quindi aveva, capisco cos'è, chi erano quelli là. Però mi dico, possibile che oggi tutto quello che abbiamo davanti è solo volgarizzazione di massa? E anche il populismo, la clau, cioè tu sei anti-essenzialista da un lato come la clau, ma proprio non lo incontri mai. In fondo quello con mille contraddizioni ha cercato di dire, vabbè, ma un fronte antagonista si può riproporre mettendo insieme domande sociali. Le domande sociali ci sono, cioè il lavoro povero c'è, oppure la disoccupazione, non è che non, i tagli ai diritti sociali ci sono, per non parlare di altre cose, l'acqua, la monnezza, i territori, c'è, cioè, mille cose che forse non, con le vecchie categorie, le vecchie modalità non si sono capite. Diciamo che hanno pure bussato alle porte, quelli dovevano rispondere e non hanno risposto. Qui a Napoli tutti lo sanno. E allora poi è chiaro che accade la sussunzione, perché c'è un'autoritas interna, esterna, strana, ed è un'efficacia, è una forma di efficacia, funziona. La teoria di Laclau è sbagliata, ma funziona, dico io sempre. Sbagliata nel senso, c'ha mille problemi, però guarda caso funziona. Quando una teoria acchiappa quello che accade, bisogna prenderla molto sul serio, secondo me. E tu, mi sembra che c'hai dei momenti in cui proprio dici, ma io questa non la voglio proprio vedere, questa roba non la voglio prendere sul serio, non la rifiuto. Però è rischioso, perché diventa una dimensione metapolitica. Lui diceva, Davide parla del no, diciamo, però appunto che è assurda nella tua ottica, oppure rischia anche semplicemente di essere un po' afasica, oppure di aderire a quello che c'è, diciamo così, ma non è una prospettiva di trasformazione, non è neppure forse un modo per leggere quello che abbiamo davanti, no? Per cui, come dire, io capisco la progressione che ti ha portato sempre di più su questo piano, cioè il cammino, diciamo, perché non è una progressione, ma insomma, però è sempre meno un pensiero politico capace di incidere nell'effettività, e anche forse di comprenderla fino in fondo. Dice, a un certo punto dice la società dei due terzi, che è tanto brutta, ma la società dei due terzi non c'è più. A stento oggi c'è la società di un terzo, di un quarto. Questa è la cosa che abbiamo di fronte e che spiega tanto di quello che sta succedendo. Beh, sì, per carità, c'è un problema culturale, però attenzione anche al culturalismo. Cioè, io mi sono convinto di questo, che scindere il piano simbolico e il piano materiale, diciamo, degli interessi materiali, della rappresentanza degli interessi materiali, sia esiziale per qualsiasi prospettiva politica. E ho la sensazione che il pensiero politico, tu questo sei stato, ha tentato di essere un antidoto, un po' in parte un catecon rispetto a queste tendenze, si è andata tutto sul simbolico e l'immaginario. Poi è arrivata la realtà con la sua forza materiale e immaginaria. Grazie. E la parola a te. Ma insomma, i temi sono tanti, io non ho preso nemmeno appunti perché preferisco incamerare direttamente i problemi piuttosto che scrivere appuntini generici. Quindi cercherò di riprendere alcuni spunti. Devo dire, sono molto soddisfatto di questa discussione perché è entrata veramente nel merito di un percorso, ma anche di una
di una identità di pensiero, ecco, che mi rendo conto e lo sto verificando quasi quotidianamente, è un'identità molto poco facilmente decifrabile, insomma, no? Sento intorno una difficoltà a entrare dentro il meccanismo di questo, anche il meccanismo di questo percorso, ma anche nelle singole fasi dei luoghi, dei tempi in cui queste cose sono state pensate. Ormai, sai, è anche un percorso molto lungo, quindi. Però vorrei fare una premessa, che è la premessa a tutto il discorso e anche alle obiezioni, anche alle considerazioni che sono state fatte. Questo mio pensiero, insomma, è un pensiero legato molto al concreto reale, e questo concreto reale per me ha due livelli, no? Cioè la grande storia, no? Per cui è vero che ci sono dentro pezzi di filosofia della storia, me ne rendo conto, no? Ma fin da principio, anche all'inizio, anche nell'operaismo, anche in Operaia Capitale. Però questo è un pensiero che fa sempre corpo a corpo con la storia. La novità dell'ultima parte di questo pensiero, quella insomma meno comprensibile e infatti meno compresa, è un corpo a corpo con quel grande pezzo di storia che è il Novecento. Questo è un pensiero che, se lo sganci dal Novecento, non esiste più. È un dialogo con quello che è accaduto in quel secolo. Però questo è appunto corpo a corpo con la storia, più che, come in genere è comune e normale nel pensiero, più che un corpo a corpo con i libri, no? Cioè, a volte io salto i libri e vado direttamente a fare i conti con il dato storico, anche se non lo faccio da storico, ma appunto forse e non lo faccio, almeno cerco di farlo, anche se qualche volta mi capita di caderci dentro, non lo faccio nemmeno da filosofo, nemmeno da filosofo della politica, lo faccio direttamente da politico. Cioè, questa è una considerazione importante, perché che vuol dire farlo da politico? Vuol dire che il corpo a corpo non è soltanto con la storia lunga, ma obbligatoriamente per qualsiasi discorso politico è un corpo a corpo con la contingenza, con l'immediatezza della storia, con il presente della storia, anche nella sua dimensione, diciamo, empirica, nel senso che in queste diverse fasi bisogna capire che i fatti non cambiano soltanto i fatti storici, cambiano proprio i fatti, cambia la contingenza. E per esempio accadono delle cose curiose. È vero che, per esempio, tra la fase operaista, i curatori hanno fatto, è giusto, come diceva Tarizzo, fare l'elogio della introduzione, no? Perché hanno fatto uno sforzo riuscito di scomposizione del pensiero in queste fasi, in queste quattro fasi, che
corrispondono, insomma, poi insomma, temporalmente si può discutere tra un anno e l'altro, però insomma è chiaro che sono delle scansioni, no? Ma per esempio nel passaggio dall'uno all'altro ci sono senza dubbio delle rotture, delle discontinuità, anche perché proprio perché il mio è un pensiero non filosofico della politica, ma un pensiero politico della politica, è beh, necessariamente legato alla fase in cui questo pensiero viene pensato. Allora, è vero che ci sono delle fratture, delle discontinuità, però tra l'una e l'altra fase ci sono anche delle continuità e delle somiglianze. Per esempio, è chiaro che tra la... come dice Mauro, l'autonomia del politico segna insomma, una frattura rispetto al periodo precedente dell'operaismo, ma voluta, un ribaltamento anche. A me piacciono molto questi ribaltamenti, no? Fa parte della mia... io penso sempre per... in modo conflittuale, no? E anche in modo conflittuale nei miei confronti, no? E quindi tendo sempre a rompere quando è possibile, no? Anche con quello che pensavo prima, a parte così un'inguaribile curiosità intellettuale che mi fa navigare a vari livelli, però ecco, dicevo, per esempio, tra la... Se l'autonomia del politico è una frattura rispetto all'operaismo, contemporaneamente però appartengono alla stessa fase. E infatti quella è la fase in cui io che cosa cercavo? Nel mio intervento politico, perché io poi penso il pensiero sempre come... intervenire insomma sulla politica concreta, era la fase in cui c'era ancora in piedi, tutta in piedi, una prospettiva di grande trasformazione di questa società, no? Se noi arriviamo fino agli anni 70, che è la fase in cui poi si elabora l'autonomia del politico, rispetto agli anni 60, agli anni dell'operaismo, cambia l'approccio, no? All'analisi, per esempio, anche molto filologica dell'opera di critica dell'economia politica di Marx, no? La lettura del Capitale, quella lettura innovativa del Capitale che è stata fatta, che era ancora dentro la possibilità di una prospettiva rivoluzionaria, no? di trasformazione radicale. L'autonomia del politico interviene a dire, badate che non per questa... prospettiva di ribaltamento della società capitalistica, a quella critica dell'economia politica bisogna aggiungere una critica della politica. Ecco, però la critica dell'economia politica e la critica della politica stavano ancora dentro una fase in cui era aperta questa prospettiva, e in cui insomma, noi stavamo lì a pensare che quello che avevamo immaginato nei primi anni 60, che poi insomma gli anni 60 avevano anche portato ad eccessi, e comunque aveva enfatizzato molto, cioè come si poteva organizzare la rivoluzione in Occidente, perché questo era il punto, no? Cioè noi che venivamo dal fatto che eravamo figli di quella rivoluzione d'ottobre che era arrivata lì, dice, ma come facciamo a fare quella cosa lì qui? Questa era la domanda che sta sia dentro la fase operaista, sia dentro la fase dell'autonomia del politico. Allora in quella fase c'era l'idea del ritardo del politico, perché non si poneva questo problema, no?
Mentre l'evoluzione del capitalismo avanzava a grandi passi e chiedeva un adattamento del pensiero rivoluzionario a questa fase di capitalismo avanzato, come dicevamo noi, no? Bisognava sollevare il pensiero di Marx a questa fase ulteriore in cui era arrivato, finalmente anche in Italia, ma comunque in tutto l'Occidente, era arrivata questa forma di capitalismo che sembrava l'ultima, no? Grande capitalismo industriale che, avendo prodotto il suo grande antagonista, la classe operaia, non poteva che, insomma, concludersi con una lotta finale tra questi due soggetti, e che si vedeva anche a livello mondo, perché c'erano due mondi contrapposti, no? Io anche stamattina, parlando all'università, ho fatto un elogio della guerra fredda, perché la guerra fredda era il luogo in cui, insomma, quella contrapposizione di classe aveva assunto una dimensione di mondo, no? E tra l'altro c'è anche da fare un'altra c'è un altro motivo di elogio, perché era una guerra non guerreggiata, no? Cioè, che è il mio ideale, no? Cioè, una guerra che non sia guerra. Diciamo un po' beh, sì, abbastanza. Stava sempre lì, stava sempre lì, stava sempre lì per esplodere, però, insomma, poi alla fine perché c'era un equilibrio delle forze. Quell'equilibrio delle forze era lo stesso equilibrio che dentro le grandi società capitalistiche si era costituito tra classe operaia e capitale. No, ecco, quindi quella era una fase tutta diversa. Perché dopo gli anni 70 e con i primi anni 80 cambia la fase, le ultime due fasi? Se ne discute poco, perché, insomma, mi rendo conto che sono quelle forse più difficili da capire, ma lì cambia la fase. Io sento, fin dai primi anni Ottanta, che quella prospettiva possibile di rivoluzione in Occidente si va chiudendo. Era evidente, era visibile. Gli anni Ottanta, sappiamo che cosa sono stati, no? Cioè, è il rovesciamento degli anni 60-70, cioè una frattura, cambia anche la forma di capitalismo, no? Da allora deperisce il capitalismo industriale, comincia a deperire il soggetto operaio, e io sento la difficoltà di tornare a maneggiare quella prospettiva di rivoluzione in Occidente, che era quella che aveva occupato tutta la fase precedente. Allora lì, poi gli anni Ottanta sappiamo come si concludono. Si concludono con quell'89, io dico sempre 89-91, insomma, no, in cui c'è quei due anni. Allora lì non è che la situazione tragicamente si aggrava, perché mentre negli anni 80 si spariva la prospettiva rivoluzionaria, dopo quel passaggio 89-91, cioè, diciamo così, negli anni 80 si intravede l'impossibilità teorica di pensare ancora quella rivoluzione in Occidente che si pensava nei decenni precedenti. L'89-91 certifica l'impraticabilità di questa cosa. Cioè, da quel momento vedi che non è più possibile, insomma, no, non solo pensare questa cosa, non è possibile nemmeno praticarla in modi diversi con cui si poteva pure praticare. È lì che avviene quel tipo di svolta
che è una ruota molto molto complessa, no? Perché l'operaismo mi aveva lasciato in mano una cosa, il punto di vista, come è stato detto, è vero, se quello che attraversa in continuità tutte le fasi è questo punto di vista, no? Cioè, io ho detto, non posso più dire punto di vista operaio, però continuo a dire punto di vista di parte. Poi se mi chiedete quale parte, comincio ad avere difficoltà a definirla, no? A definirla praticamente. Però mi rimane solo il fatto di mantenerla, come dire, e qui è difficile, individualmente non mi piace, ma personalmente, cioè comincio a dire, vabbè, qui è finito, insomma, tutto, cioè tutto quello che io volevo fare, no, non è più possibile farlo, però io non, come hanno fatto tanti, anzi quasi tutti, che si sono detto, vabbè, non è possibile farle, quindi io mi sistemo in questo mondo e comincio a fare le cose che è possibile fare per me. E io ho detto, non posso farlo, però io rimango nemico di questo mondo. Allora inizio un'opera di coltivazione di me stesso che mi desse la certezza di non smuovermi da questa postazione, no? Cioè, di non arrendermi al mondo. E cambia anche la prosa, cambia anche le perché prima dicevo società capitalistica, mo dico il mondo, perché ultimamente ho detto non basta più una critica di società, ci vuole una critica di civiltà. Appunto allargare non, la società capitalistica ha costruito un mondo, ha costruito un modo di vita, una forma di vita, ha costruito una forma umana, no? Che è per me il massimo della forma moderna borghese, insomma, no? L'ha diffusa, l'ha interiorizzata nelle singole persone, insomma, ha inquinato quella stessa categoria di popolo di cui oggi parliamo, che è intrisa essa stessa di forma di vita borghese, insomma, no? Se andate a vedere bene le cose. Allora lì la cosa mi è stata possibile perché avevo anche già durante l'operaismo coltivato la cultura della crisi, perché non sono stato attento ad altre esperienze, Miguel, perché non sono stato attento ad altre esperienze extra occidente, extra modernità, perché beh, io lì ero molto marxiano, lì noi abbiamo imparato da Marx, Marx diceva, insomma, l'uomo spiega la scimmia, il capitalismo avanzato spiega il capitalismo spiega il feudalesimo, era una filosofia della storia un po', insomma, un po' balorda, diciamo così, insomma, comunque non eccessivamente. Di quello eravamo molto, molto convinti. Poi, sai, ci sono anche i limiti delle persone, no? Io sono un uomo, sono un europeo, insomma, sono un europeo continentale. Sono un mitteleuropeo, no? Cioè come cultura, come, no? Come studi, come per me il centro del mondo è la Germania, no? Cioè, vengo da lì, no?
Io, a differenza di tanti altri marxisti italiani, non vengo dalla linea Labriola, Croce, Gramsci, no? Vengo dall'altra parte, e per cui, vabbè, insomma, la letteratura mitteleuropea è parte di me stesso, il pensiero mitteleuropeo, e quindi lì sono stato. Ma Mauro diceva, ma perché? Mauro mi ha rimproverato una volta perché non avevo portato a fondo la fase dell'autonomia del politico, non avevo dato l'opera definitiva sull'autonomia del politico. Ma vedi, in politica non si può dare mai un'opera definitiva. La politica è questa cosa strana che è fatta di pensiero, però è fatta anche di cose, è sempre un infinito, no? È sempre un non finito, è sempre una sperimentazione, e quindi insomma devi sempre inseguire qualche cosa che cambia. Però tornando al discorso di prima, mi era rimasta questa forte appartenenza al pensiero negativo, alla cultura della crisi, che mi è venuta dalla fase dell'operaismo, ma c'era anche prima, insomma, è radicata nella fase dell'autonomia del politico. Ho scoperto, mi sono iscritto, l'ho detto tante volte, alla grande tradizione del realismo politico, no? E cioè, io sono lì, Machiavelli, Hobbes, da Machiavelli a Hobbes, al Novecento di Weber e Schmitt, il demone della politica è molto, è un termine weberiano, no? Lo sappiamo, insomma, no? E a proposito della demonicità, insomma, che mi rendo conto, io quando ero nel Partito Comunista, ho fatto sempre politica, continuo a farla, ho continuato fino a farla anche, insomma, in modo improprio, ma sempre dentro delle forme ben istituzionalizzate e così via. Lì in quella fase ho cercato sempre di trovare una mediazione, diciamo, tra questa forma della contingenza che mi opprimeva e la visione, insomma, a cui volevo tendere, ma attraverso la forma del realismo politico. Tra l'altro io sono un grande lettore di Goethe, no? Cioè, quindi il Faust di Goethe, insomma, è una mia, ed è chiaro che mi riconosco di più nella figura di Mefistofele che in quella di Faust, no? Cioè, il Nein, no? Cioè, il Nein di Mefistofele è il mio Nein, eccetera. Per cui è venuta fuori io lo riconosco, il mio è un pensiero politico cattivo, no? Ma è consapevolmente cattivo perché quello che mi dà più fastidio, proprio un fastidio allergico, no? In politica è il buonismo, no? Proprio quando sento questi che parlano, no? Quando sento parlare Veltroni mi prudono le mani. Ma perché? Noi viviamo in un mondo diviso, no? In un mondo, io non sono un pensatore di parte, ma sono un pensatore del conflitto.
sto dentro prima una società divisa, adesso è una civiltà divisa, un mondo diviso. Ci sono delle contrapposizioni che a volte sono esplose a livello alto. Oggi è vero che ci sono ancora tutte le contraddizioni, però stanno dentro, stanno sotto, sono nascoste, tutti cercano di nasconderle, non le fanno apparire. Quando le fanno apparire in modo sbagliato, no? Come sono oggi quelle forze che si fanno scudo di rappresentare il basso della società, e non è vero che lo rappresentano, perché non sanno nemmeno che cos'è il basso della società, e hanno successo però per questo, perché almeno dicono di rappresentare il basso della società. Ma ecco, insomma, il cattivismo in politica è una risorsa, anche se, stavo dicendo, quando stavo nel Partito Comunista e facevo politica attiva, e avevo davanti anche una carriera politica, più di una persona mi ha detto: peccato che tu avresti potuto emergere come grande dirigente politico se non avessi dato alla politica questo segno, appunto, anche allora, fin da allora, demoniaco, no? Perché è quello che non passerà mai, è quello che non puoi dire, è quello che non puoi presentare, è inutile che... però è il dato vero di realtà. Allora, come si fa a presentare, a fare a meno di un dato di realtà e prendere così le vesti di un'illusione ideologica? Per me la critica dell'ideologia è stata una chiave, no, continua. Ecco, dal mio orizzonte sono scomparse le possibilità di una rottura rivoluzionaria in Occidente, lì questo pensiero, come si nota nell'ultima parte di questo testo, ma come è emerso anche in questo ultimo libro che si chiama Dello spirito libero, insomma, il mio è un pensiero politico volutamente ma sentitamente tragico, no? Tragico, e mi fa paura le persone che fanno politica. Giustamente la politica oggi non fa più storia, cioè, è vero, la politica fa solo cronaca, no? Ma non fa più storia, perché la storia è un fatto tragico dell'umanità, e se la politica non assume questa tragicità della storia, non acchiappa la storia stessa, non fa storia. Non puoi andare in giro a dire, insomma, c'è il progresso, si va avanti, le magnifiche sorti progressive stanno sempre lì in campo. Sì, però quest'epoca ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha risolto quest'altro, eccetera. Però poi tutto rimane come prima: le divisioni, le oppressioni geopolitiche di una parte del mondo su un'altra parte del mondo, di una parte della società sull'altra parte della società. E questo però, ecco la critica della democrazia, è mascherato da questo universalismo, no? da questo ecumenismo, che è l'arma più potente di addormentamento di tutte le forze ostili, no? Cioè, è una soppressione, è un mascheramento dell'ostilità, no? Che è funzionale a una riproduzione del dominio. E allora, tutto questo ha preso che cosa? Ha preso l'attenzione a quel tema antropologico. Il realismo politico si è legato a una vocazione che avevo
devo dire da sempre, no? Però si è accentuata man mano un'antropologia pessimistica, no? Noi abbiamo a che fare con un'umanità che non è perfetta e non è perfezionabile, secondo me, no? È qualche cosa, è una materia bruta, no? Che insomma, hai nelle mani e che non sai come. Lo vedi ogni volta che tenti di fare qualcosa di, no? che va oltre, no? Senti che c'è un limite, perché è questa ragione antropologica che si oppone a questa mutazione fondamentale. Quest'ultima fase è una fase. Io il pensiero, concludo così, il pensiero è una grande risorsa, no? Il pensiero è una cosa bella, no? Soprattutto quando ti rende libero, quando ti rende libero da quello che ti sta intorno, no? Cioè, da un lato, io vivo questa cosa, da un lato a volte sono contento perché sento che quello che mi viene raccontato, sono sicuro che non è vero, no? Io posso personalmente testimoniarlo, no? Perché capisco l'inganno, no? E questo ti dà una grande forza. Nello stesso tempo è tragicamente vero che non puoi cambiare le cose, insomma, no? Non puoi più cambiare le cose. E lui diceva, ma insomma, le cose è una vittoria o una sconfitta del moderno, ma sai, noi siamo stati condannati a vivere in Occidente dentro la lunga, interminabile fase del tramonto dell'Occidente, no? E il tramonto dell'Occidente aveva in sé caratteri tragici, no? I caratteri tragici del tramonto dell'Occidente si sono espressi nel Novecento all'altezza delle grandi guerre, tutto quello che è successo in quel po'. Poi oggi è decaduta in qualcosa che non si capisce, in una deriva, no? In una deriva anche inconsapevole, per cui hai l'impressione ogni giorno di vivere una storia minore, no? Rispetto a quella che c'hai dietro le spalle, no? E questa consapevolezza, anche questo è un motivo. Quindi il pensiero è una cosa bella, però è anche dolore, no, è anche sofferenza, perché arrivi a capire questo, cioè che tu sei di fronte a un mondo che odi, ma che non puoi cambiare. E questa è la condizione, la vogliamo chiamare la condizione spirituale? E chiamiamola così, insomma, però è la condizione spirituale reale, no? E questo non è il tramonto dell'Occidente, è il tramonto della rivoluzione in Occidente che io ho attraversato con questo pensiero. C'è solo questa dicotomia, da un lato l'odio rispetto a ciò che è incambiabile, mi verrebbe da pensare il regresso antropologico c'è dopo l'89, c'è dopo la fine di quella ipotesi, ma era un'ipotesi storica, era un'esperienza grandiosa storica. E dall'altra parte c'è l'adesione, c'è la retorica, l'universalismo come retorica, non c'è una democrazia radicale, oppure un'azione politica radicale diversa. No, non c'è.
non c'è. Non cioè, c'è. Quindi per te questa è la dicotomia. Io cioè, non la vedo. Questo. Io non la vedo. E hai tutto immobile. No, destinare. O recuperiamo quel livello lì, oppure non c'è niente da fare. Perché questa cosa che tu mi dici non mi dà la possibilità pratica di rovesciare queste cose, non me la dà. E se non mi dai questo a me non mi serve, non me ne faccio niente. Niente della democrazia radicale, non me ne faccio niente. Vabbè, ma se questa posizione no un'ostilità rispetto un odio per un mondo incambiabile, non rischia di, e poi dopo è la notte in cui tutte le vacche sono nere al di là, e io realisticamente sono portato a pensare che la realtà è poi più articolata. Cioè, com'è possibile? Perché questa è una dicotomia troppo, altro che l'amico nemico di Schmitt, quella è oro, cioè nel senso, quella è una cosa. Questa è una cosa apocalittica. Apocalittica. Ma io no, guarda. Ma se diciamo. Sì, forse, non lo so. Che la mia a questo no, punto. No, ora per come dire, proprio no. Per interloquire. Porto via questo per ricordo, ma sì. se la. Il passaggio da quella prospettiva di rivoluzione in Occidente al passaggio a questa impossibilità è la chiave di questo percorso, insomma, no? Cioè, va letta in questo modo, poi si può leggere in un altro modo, come la leggi tu, cioè dicendo vabbè, vediamo. Vediamo che cosa succede, però è chiaro che la conclusione della sparizione dall'orizzonte di quel processo, di quella possibilità rivoluzionaria, è vero, mi ha consegnato una forma di pensiero apocalittico, non mi spaventa. Tanto è quando io ho cominciato a maneggiare la teologia politica era proprio in questa chiave, no? Cioè, va bene, adesso devo scappare.